Ciao, io sono Stefano, lavoro all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e sono ricercatore precario. Anche io ho messo la mia faccia qui per questa manifestazione per dimostrare che il nostro ruolo, le nostre mansioni e specificità sono calpestate in questo periodo. I precari rappresentano una parte importante dei ricercatori italiani e hanno grandi responsabilità. Noi quello che chiediamo è la possibilità di avere più considerazione, la possibilità di poter vivere una vita più dignitosa a 40 anni, di costruire una famiglia. Allora, questa è un'iniziativa nata dai coordinamenti degli enti pubblici di ricerca per sensibilizzare sul problema dello scarso finanziamento della ricerca in Italia da parte di un po' tutti i governi. L'iniziativa in particolare si focalizza sulla ricerca calpestata, è qualcosa che abbiamo fatto nascere a Bologna, in particolare il CNR di Bologna, raccogliendo 1800 fotografie di ricercatori che abbiamo steso qua sulla piazza, per invogliare le persone a avvicinarsi e raccontargli un po' perché la ricerca è importante. Io rischio di perdere il posto e quindi divento un disoccupato, ma questo non è un problema. Il problema è che la mia formazione è costata molti soldi allo Stato, 100-200 mila euro, e se io non faccio ricercatore questi soldi vengono buttati. Inoltre, in un momento di crisi come questo, puntare sulla ricerca potrebbe permettere di far ripartire in qualche modo il paese. Le ricerche che noi facciamo non hanno un utilizzo immediato, ma le ricadute possono essere applicate tecnologicamente. L'antimateria, di cui mi è capitato di occuparmi, è una cosa che è stata scoperta 70 anni fa, per caso, studiata perché l'uomo ne rimane curioso, e oggi può essere utilizzata per fare diagnosi di tumori tramite, per esempio, la PET, la positron emission tomography. Andiamo, a chi vuole fare esperimento? Io! Calmi, una volta. Legge. Lei, facciamo fare a lei, poi ne facciamo tanti. Affonda. Calma, con calma. Siamo tutti d'accordo che affonda? Cosa significa questa scritta? Questa scritta? Beh, INGV significa Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed è l'istituto dove lavoro io e altri più di 300 precari, gran parte dei quali è presente qua. Mi sa che avete molto da fare con quello che è successo in Italia. In questo momento abbiamo molto da fare, in realtà abbiamo sempre molto da fare, sì. Ma diciamo che dal 6 aprile la quantità, la mole di lavoro che ha investito tutti quanti è stata massacrante, nel vero senso della parola, ma fin dai primi minuti immediatamente successivi al terremoto, cioè dalle 3:30 di notte. Io quello che capisco è che all'interno della ricerca le competenze sono comunque delle competenze preoccupantemente volatili, cioè oggi ci sono 100 persone che sanno fare una cosa e che sono utili in una situazione come questa, che rischiano di non esserci domani, cioè di doverle riformare tutte da capo e rimetterle dentro un'istituzione come questa, un ente come questa. Quello che dici è tutto preciso, l'unica cosa è che non sono 100, da noi sono 400. Ecco, sono 400. Sono persone su 1000, persone che in gran parte ricercatori, ma chiaramente c'è personale tecnico, c'è anche personale amministrativo, però diciamo il ruolo poi dell'ente di ricerca chiaramente è rappresentato dai ricercatori che hanno esperienze, chiaramente hanno lauree, dottorato, esperienze all'estero, formazioni presso enti internazionali, TH di Zurigo, l'USGS degli Stati Uniti, portano qua e sviluppano sistemi che contribuiscono a rendere l'INGV a livello mondiale uno dei più prestigiosi del sito da questo punto di vista. Ciò nonostante, come giustamente ricordavi, una gran parte di questi ricercatori, una gran parte dei giovani sono giovani, poi insomma stiamo parlando di persone che adesso raggiungono e superano anche i 40 anni, comunque sono precari. La situazione da noi è paradossale, perché noi non abbiamo bisogno né chiediamo soldi, i finanziamenti che abbiamo basterebbero anche a inglobare il personale, buona parte del personale precario, ma non parlo di precari, non so, dottorandi o borsisti che stanno da pochi anni, sono persone che da anni e anni, anche da 10-12 anni, lavorano presso l'INGV. I soldi ci sono, basterebbero anche, serve solo, come dire, un provvedimento che consenta all'istituto di ampliare la propria pianta organica, quindi diciamo un atto amministrativo, se vogliamo, che non comporta un onere di spesa. Quella che manca al momento è la volontà politica. È la volontà. Se vuole ancora giocare con noi, prego, fatevi avanti. Oh, dei bambini coraggiosi che ancora giocano.
Bene, vediamo cosa pescherete, eh? 4. 134. Lei ha vinto. Attenzione, 134. 134.000 saranno i posti di lavoro tagliati dal ministro Gelmini e Tremonti nel corso, nel corso di 3 anni. Wow, 134.000! Complimenti, complimenti! Il problema per gli enti di ricerca è che la dimensione della precarietà ha raggiunto cifre ormai assolutamente fuori da qualsiasi considerazione. Sono stati censiti a circa 12.000 i precari nel mondo degli enti di ricerca a fronte di 17.000 ricercatori dipendenti, che vuol dire quasi il 50%. Questa è una cifra che non soltanto costituisce un problema per le persone, per il fenomeno sociale che a cui dà origine questo tipo di attività, con instabilità esistenziale a cui le persone sono sottoposte, ma è un dramma per il sistema, perché non si possono intraprendere dei piani a lunga durata, non si possono consolidare delle professionalità acquisite che sono quelle che danno modo agli enti, agli istituti di poter contare su una massa umana e professionale sempre più qualificata per creare sempre maggiore benessere e beneficio al paese. Aggiungiamoci che il fondo di finanziamento ordinario all'università è stato ridotto quest'anno quasi del 30%, che vuol dire che siamo ben al di sotto del 1% del prodotto interno lordo, pensando che solo 10 anni fa l'obiettivo di Lisbona ci proponeva di arrivare al 2010 con il 3% del prodotto interno lordo in investimento in ricerca. Ci rendiamo conto di quanto siamo drasticamente in ritardo rispetto al resto d'Europa.